Più cordiale buonasera dal centro sportivo di Anzio, dove sta per avere inizio la semifinale di ritorno della Lega Futsal Amatori. La squadra vincitrice approderà in finale. Nel match di andata l'Amatori Futsal Terracina si è imposta per 6-3 7 giorni fa, ma l'attenzione non perdere soprattutto il possesso palla. Numero 10 Ceccarelli va anche alla battuta andando a vincere il confronto. Ancora Durai si porta in zona d'attacco, prova anche a calciare, spalla alla porta, lo scambio con Ceccarelli, tenta anche di girarsi, è ostacolato, prova comunque la sua conclusione. C'è la deviazione di Ruggeri, fermato da Ceccarelli, poi Di Martino. Graziano se ne va sul limite dell'area, prova la conclusione, c'è il vantaggio, ha fatto tutto da solo e poi Graziano ha fatto partire un diagonale, Sciadarla a fascione, pallone messo in mezzo, Locatelli si fa soffiare il pallone, riparte gli Amatori Futsal Terracina con il gol ancora in diagonale. E questa volta c'è il raddoppio ad opera di Di Mario. Ceccarelli al centro, prova la conclusione, c'è il gol che non lascia scampo a Di Vizio, forse non l'ha vista neanche partire. Fascione, Locatelli, ancora Fascione, la possibilità per il tiro è soltanto l'esterno della rete. In avanti ancora Locatelli, poi spalla alla porta Fascione, la possibilità per Locatelli, il diagonale, prova con Di Mario che la chiude in rete, il 3-1 ad opera di Di Mario. Ceccarelli ancora indietro per Noce che non sbaglia, la infila sotto l'incrocio, gioca all'indietro, poi alza il pallone verso Di Mario che prova anche ad andare a colpire, poi si supera a questo punto Bernia, ancora continua ad attaccare Di Mario che prende la rincorsa, centralissimo, prova la conclusione Noce, poi la dà all'indietro, la perde, la recupera ancora Di Mario, fa tutto da solo, prova la conclusione, questa volta finisce alle stelle. Adesso si sposta in avanti, ha chiesto a Rizzo di lasciargli un po' campo, adesso Rizzo che prova dalla distanza, calcio di punizione con Di Mario e Berni che va a respingere, che ha il vantaggio maturato nel match di andata, la possibilità adesso con una piccola deviazione, prova Di Mario, il pallone ribattuto da Ceccarelli, poi Fascione, il tiro ribattuto da Di Vizio, Di Martino, Ceccarelli, questa volta Roma va alla conclusione, Di Martino la conclusione che termina fuori di poco, Fascione, Di Martino prova la conclusione con Di Vizio che respinge, poi lo serve di fronte a sé, quest'ultimo va su Di Martino, la conclusione fuori di poco, Locatelli dà per Ceccarelli, fa tutto molto bene, la mette dentro, il gol del pareggio 3-3. Ancora Ceccarelli, ancora Ceccarelli per Fascione, il gol del vantaggio del Città di Anzio, è in posta Ceccarelli, viene avanti il Città di Anzio con il tiro di Fornito, con il palo, ancora gli Amatori Futsal Terracina con Ruggeri, la conclusione, fa molto movimento ma non ha molte soluzioni, quindi è costretta a ricominciare da dietro. Ceccarelli viene avanti, prova anche la conclusione, bellissima all'incrocio, ma il portiere Di Vizio la sventa. Di Vizio per Di Mario che deve aggirarsi e riesce a farlo, il pallone in mezzo, il gol del pareggio con Valenti, 4-4.
Ora siamo sul 4 pari. Ceccarelli, il gol di Ceccarelli e torna in avanti Rizzo. Ancora Rizzo, la palla che con la palambella la mette dentro e c'è il gol del pareggio, 5-5. Berri la prova Di Mario e c'è il palo di Di Mario sul tiro libero, finisce il match, gli amatori Futsal Terracina approdano nella finale della Lega Futsal Amatore delle edizioni 2018-2019.